Finiamo la puntata con un'altra vettura storica che ritorna alla ribalta, ritorna in produzione. Si tratta della Jaguar D-Type che noi presentiamo adesso in Motor News con la voce di Alice Bobone. Nel suo impianto di Coventry, Jaguar Classic riavvia la produzione dell'iconica D-Type da corsa 62 anni dopo la costruzione dell'ultimo esemplare, avvenuta nel 1956. Il primo prototipo di D-Type, assemblato da Jaguar Classic, ha fatto il suo debutto mondiale al Salon de l'Automobile di Parigi. Solo 25 saranno le unità costruite, rigorosamente handmade, presso lo stabilimento Jaguar Land Rover Classic Works nella contea di Warwickshire. Nel 1955 Jaguar pianificò la costruzione di 100 esemplari di D-Type, di cui solo 75 vennero completati. Ora, Jaguar Classic ha deciso di portare a compimento quell'ambizioso progetto realizzando 25 nuove repliche di questa iconica vettura da corsa. La D-Type, vincitrice per 3 volte della 24 ore di Le Mans tra il 1955 e il 1957, era alimentata dal motore 6 cilindri XK. Per i clienti di oggi le nuove D-Type saranno realizzate secondo le specifiche tecniche originali. La D-Type è il terzo modello portato a compimento da Jaguar Classic, che nel 2014-15 ha completato la produzione degli ultimi 6 esemplari della Lightweight E-Type e nel 2017-2018 quella delle ultime 9 XKSS. La scrupolosa ricerca degli esperti di Jaguar Classic, che vantano un accesso esclusivo ai disegni e alle tavole dei progetti originali, garantisce una perfetta corrispondenza dell'attuale D-Type con le specifiche dell'epoca, stabilite dall'ingegnere Lofty England e dai suoi collaboratori negli anni 50. I clienti potranno scegliere tra 2 diverse versioni, la Short Nose del 1955 o la Long Nose del 1956. Il prototipo attualmente costruito è una Long Nose del 1956, caratterizzato dall'ampia testata e dalle reattive pinze dei freni. Dal punto di vista estetico è facilmente riconoscibile per via del suo lungo cofano e dalla caratteristica pinna dietro la testa del guidatore.